Possiamo continuare ora con la definizione dei solai. Per farlo è sufficiente cliccare all'interno di una maglia chiusa definita da muri e con un secondo clic definire la direzione di orditura del solaio. Con questo si conclude la modellazione del piano terra. Possiamo passare alla vista 3D per visualizzare altre modalità di visualizzazione, come per esempio la vista in prospettiva. E la modalità render, che fa vedere le texture dei materiali selezionati. Anche in questa modalità è disponibile l'anteprima del telaio equivalente. È possibile inoltre, utilizzando il comando Walkthrough, navigare il modello per avvicinarsi a delle aste in particolare e assicurarsi in questo modo che la modellazione sia stata effettuata correttamente. Passiamo ora alla modellazione del piano primo. Per far questo ci spostiamo sulla relativa finestra e visualizziamo il DXF che abbiamo preventivamente inserito. La modellazione prosegue così come era avvenuto per il piano terra con l'inserimento dei muri. Dando un'occhiata alla finestra 3D, possiamo assicurarci che i muri che stiamo inserendo sono effettivamente all'altezza desiderata. Ora che la modellazione del piano primo è quasi terminata, passiamo alla vista 3D per apportare delle modifiche ai muri in elevazione. L'altezza di default di un muro è pari a quella del piano di appartenenza. Qualora si volesse innalzare o abbassare il profilo superiore di un muro, si può agire sulle proprietà del tac iniziale e del tac finale, che forniscono uno scostamento rispetto all'altezza del piano. Supponendo di voler abbassare o inclinare il profilo superiore del muro selezionato, andiamo ad impostare meno 1 il valore del tac iniziale. Abbassiamo entrambi gli estremi di questo muro di 1 metro e l'estremo iniziale del muro selezionato. È possibile inoltre abbassare il livello del solaio in modo che sia coerente con quello dei muri. È interessante notare che la modifica appena effettuata si è ripercorsa sulla anteprima del modello strutturale. Come vediamo, le aste seguono il profilo del muro appena modificato. Completata la modellazione architettonica, è possibile passare alla creazione del modello strutturale. Andiamo quindi nella scheda struttura e clicchiamo su Crea modello strutturale. Le entità che visualizziamo adesso non sono più muri o aperture, ma sono aste e nodi. Le aste sono rappresentate con le loro zone rigide in blu, i nodi in rosso. Le superfici che vediamo sono una rappresentazione di maschi, strisce e sottofinestra nel piano mediano dell'elemento. In giallo sono rappresentati i maschi, mentre in rosso chiaro e rosso scuro le strisce sottofinestra. Questo perché è stata selezionata una colorazione per tipologia. In qualsiasi momento è possibile cambiare la colorazione e avere una colorazione per materiale.
che evidenzia le parti in muratura rispetto a quelle in calcestruzzo, oppure una colorazione per piano, che evidenzia il piano terra e il piano prima. È inoltre possibile disattivare la visualizzazione dei nodi o delle aste o delle superfici. Attiviamo ora la visualizzazione di tutti gli elementi per scoprire un'importante funzione che è quella di portarsi su un piano verticale passante per un punto selezionato. Per far questo utilizziamo il comando piano XZ. Ci portiamo nel piano verticale passante per questo punto e aumentiamo la trasparenza delle superfici. In questa modalità è molto semplice attivare la numerazione di aste e nodi per fare delle verifiche sul singolo elemento strutturale. Tutte le entità che compongono il modello strutturale sono degli oggetti che possono essere selezionati e le cui proprietà sono visibili nella finestra delle proprietà di destra. Per l'asta selezionata, in particolare, possiamo andare ad analizzare qual è il valore della zona rigida iniziale e finale, quale sia il nodo finale e il nodo iniziale, la lunghezza, la gestione dei carichi, il materiale e così via. Ritorniamo in vista 3D e disattiviamo le numerazioni. Come abbiamo visto, è sufficiente cliccare su un elemento per accedere alle sue proprietà. Ma questo non è l'unico modo per accedere alle proprietà degli elementi strutturali. Sono infatti a disposizione avanzate funzioni di interrogazione su database e filtro per selezionare gruppi di elementi a seconda delle nostre necessità e andare a modificare localmente le proprietà. Sono inoltre a disposizione altre funzioni di input come la gestione dei materiali e la gestione delle sezioni e dei carichi, per in qualsiasi momento è possibile ritornare al modello architettonico e visualizzare in trasparenza il modello strutturale.